E andiamo in un circondo di un Monte d'Oro, in un paese a mezzi castagnetti e bugugna, in dove ci ritroviamo in diretta con l'amico Jean-Philippe Mattei. Buonasera, Jean-Philippe. Saluto Sebastiano, mi rallegra di essere oggi a PTB, siete un mio amico. Allora, saluto a tutti, di noi, di sicuro, a tutti quelli che ci vedono. Siamo in Bucugna, un paese straconosciuto di tutti i corsi che ci passavano. Prima che la deviazione esistesse, allora mi ha parlato appena di suo paese, in qualche cifra 460-470 abitanti all'anno, 650 metri d'altitudine a poco presso, assai vicino da Iaccio, e mi ha parlato dunque di suo lungo i nostri due invitati, Achille Martinetti, salute, siete un mero di un paese. Buonasera. Alexandre Filippi, voi siete il presidente di Gaza Paesana Ugastagno, un salute. Buonasera. Allora, una prima domanda d'attualità. Sapete, la settimana scorsa a Gorsica è stata scuzzolata da questa tempesta drammatica, 5 morti. Un paese dove è soffiata a 180 km all'ora, non siete mica tanti stati colpiti? No, non siamo mica stati troppo colpiti, ma ho avuto di sicuro un po' di branche che sono falate all'antistrada, ma in da mattinata con l'aiuto di consiglieri e di personale mi sgadiato tutti i paesi. Di sicuro in qualche luogo ci sono stati tegri soprattutto, ma danni mai o no, non ce ne mica state. I castagni forse, Alexandre Filippi? E un po' di castagni non è, ma questa, ci sono arguiti dunque, quando c'è un vento forte così, straforte si può dire, perché 180 km all'ora e un po' di anni lì, bon, peccato che reni fru, ci reni di frutta annante abbastanza ben nati, bah, è così, ma mi daremo. Allora, mi ha parlato, scusate, di Sigastagno, mi ha fatto un soggetto a rimane con Yann Benard e Jacques Paul Stefani qui in paese, dunque mi ha parlato dell'attività, scusate, cioè da riesce in Bucugna, di commerci, di sicuro a Vira di Agassani, che si tenerà bene di dicembre, ascoltate. Circondato da cime di più di 2000 metri, tranquillizzato da poi la creazione di adeviazione in 2010, il paese di Bucugna, a mezzo ai castagnetti, soprende di agua degli Agravona. In piena statina, campa di sicuro sul paese. Par un detto, tutti io ho organizzato un mercato di produttori giunti dai paesi di circondo o anche di Brunei. Ma le roba burcina, caju, frutti, si può trovare di tutto. Fa i paesani e produttori è un affare distinto, cioè la campa e fa in paese. Ci ha visto ancora di più. A 8 la vita mia insomma, a 8 in cui tu rigamio tutta giornata, notte, e a niente puoi più piantare in paese. Dopo che c'è la deviazione, a niente può venire, può piantare a garage e a passare a piedi, a promenare, e andare a tutti i commerci, i magazzini, e a passare una stonda qui. E si sta bene, quindi? E si sta ancora di meglio. D'altri commercianti non sono mica professionali, come i membri della Socio Monte d'Oro. Qui tutto è fatto umano, in paese, una maniera qui di noi di mantenere la vita. Sto con Bocognano io, voilà. E l'inverno che fate? Eh beh, l'inverno lavoriamo e facciamo le nostre cose, voilà. Tutti i giorni, dopo mezzogiorno, facciamo il nostro lavoro. Fuori di un mercato, certi commerci straconosciuti ci sono sempre. A Banataria, le four à bois è vecchia d'un secolo e su giorno era colma di mondo. Una vierta tamanta pauso chef, ma è il frutto d'un lavoro alla nata. Sì, pure, ci piace perché per essere così in paese, in pieno inverno, dove c'è, a quando è nero, a quando è grotto, ci vuole veramente cioè la volontà e ci vuole avere il piacere di un lavoro che lo vediamo. Ma il punto centrale dell'attività di un paese è poi si sono castagni. Qui sono posti più di 1000 pudoni. Lo scopo è di farli crescere per la vendita in una famosa via di dicembre e che di ripiesse in una sua piazza in montagna. I castagni sono vecchi, sono stanchi. C'è stato l'ancre, il chancre, i cinipidi. E hanno bisogno di un fiato nuovo. E l'idea qui è di dargli su viato con per noi. Oggi la produzione non è più quella che noi abbiamo vinto 30 anni fa e di suminare attorno a castagne può dare di nuovo un slancio a quelli che hanno a brama di ripigliare questa attività. Dopo 2 anni d'assenza, a Vira di Bucugna si tiene rabbè quest'anno.
Una cosa di primura per l'attività sociale e economica di suo luogo in due vita paesana pare riviata. Allora, ecco, per l'attività di suo paese, una domanda in ritorno a Gilles Martinetti, a presenza di la Suci. Allora, c'è Montedoro, c'è i Balazziali, c'è a Gaza Paisana, e si può dire uno dei pilastri della vita di un paese? E è poi sempre stato in Bogognano, sapete, la Suci ha sempre fatto assai in suo paese, ma parla di avere di sicuro, ma anche d'altre cose, l'università campagnole, anche in un domenio economico, la Suci si sono sempre mischiate, dice Radio. E questa tradizione continua oggi, ancora di sicuro, azione sfarente, ma continua e si vede, c'è un'animazione in paese che di sicuro è assicurata per la Suci, faccia assai piacere, perché è importante che la popolazione attraverso la Suci si impegnasse, questo è importante. Allora, giusto appunto l'impegno, poi Alessandro Filippi l'avete, siete in carica di organizzare la Vira di Agastani che è straconosciuta in Corsica, quest'anno c'è da essere, erano solo 3 anni che non c'era più, è importante di rinunciare a fare. Sì, di ore c'è da essere, ma abbiamo messo tutto un bado giustamente che da CV e che da CV si è organizzato, soprattutto che sono 40 anni quest'anno che è nata l'idea della Vira di Agastani, si è passata anche qui, a Cile mi ne può parlare, la prima volta di Agastani era qui, vendiamo i castagni agustiti, da diamo, non vendiamo mica i castagni agustiti. Dunque sicuramente è importante che da rinascessi a Vira di Agastani. E il tema quest'anno a Leo Anu è questa? Sì, il scopo principale che noi vogliamo mettere un bado quest'anno è giustamente questa tramandere, ti ho visto passare tante città di qui che si diano il suo carnavaletto, è importante che ricevessi una tramandere di tutto ciò che si, tutti sapevano fare, sapevano diventare di noi, e che si città conoscessero tutto ciò che è in giro a Castagne e soprattutto a ruralità. E poi, ben inteso, vogliamo dare un corpo d'occhio più preciso a noi dell'agricoltore, che è importante da aiutarli, perché i tempi sono pesi, mi pare, per tutto il mondo, mi pare di più, soprattutto con Sicchine e tanti sguazzi che da può fare. Allora, Sicchine, bon, l'abbiamo intesa, François Scorcini, in uso dietro ci parlava di sguazzi e di malattie, c'è stato Uginipide, la cultura è veramente calata in Bucugna e di Agastagna. Ah, è calata bene, è calata un po' come tutta la Corsica, certi luoghi sono stati più tocchi e altri meno, ma è vero che da noi no, c'è stato quantunque abbastanza sguasti e sminuita assai la produzione di castagne. Bon, forse che quest'anno in più l'attivista è più ita assai si può dire orni, e tanto meglio che così manco i castagni sono so anacquati da uccelli, a parte un po' i suoi onivoli, e forse ci darà un po' più frutti e un po' più farina sicuramente. Ma e l'aspettato che è preziosa dopo 3 anni d'assenza ci vuole. Poi c'è Abramo, la gente è Abramo, i paesani sono Abramo, noi siamo Abramo ancora di più perché bon, ci manca, e da 40 anni che avevo è un momento dato, quando se ti privi di qualcosa vi manca subito. Achille Martinetti, di Uganto e di un paese, bon, le mie siete qualche progetto, siete arrivato a scuola, a Iege, a Zapemo, in Cameria, chi si può dire c'è una brama qui di noi di rinduanici un paese? E la nostra volontà è soprattutto di fare campare la gente qui con tutti i mezzi come in altri luoghi, dice Radio Guagio come in città. E per ciò che noi abbiamo arrivato tutti i servizi pubblici, che dove sa a posta, a Meria, a scuola, a Gantin, che noi arrivato di nuovo qui, si vede giusto qui accanto, all'antobattimento comunale, 7 appartamenti, che hanno avuto un label Finergie Rénovation, un label più alto, di già radio, e la nostra volontà è veramente qui. Abbiamo fatto una mediateca, abbiamo fatto bon, un tiers lieu. La volontà è di va chi si campesse qui, chi si tede, che la gente campagna qui, non fosse mica disprezzate per rapporto all'altro. Ora attacchiamo, cominciamo, dice Radio, scusate, il 12 di settembre, la riflessione qui della Piazza del Paese. La nostra idea è di ricreare oggi la Piazza del Paese. Voilà. Si trova a cominciare qui, a durare 5 mesi, e poi c'è d'altri in tutto sport, c'è i vestieri che hanno cominciato ora di novembre, un'epoca di progetti, ma lavoriamo allo stesso tempo in una tradizione. Cioè quando parliamo dei castagni, attivisti che noi vediamo l'antica castagna, e allo stesso tempo la modernizzazione del paese, che il nostro paese, per i nostri paesani,
fossi sempre attrattivo di radio. D'accordo. Un affare annante al patrimonio storico del paese ci ferma appena di tempo. È importante che il palazzo, fra l'altro. Scusatemi, sicuramente c'è un po' d'aria fresca. È vero che il fatto di aver arrivato al palazzo, la Miria ci ha lavorato assai, mi scuso, mi sono scansato appena. La rivizione del palazzo, un bastimento che data dal XVIII secolo, un solo bastimento costruito dall'ordine di Napoleone, non è mica una faguccia, è qualcosa di importante. E giustamente abbiamo voluto trovare, e a Comune ha voluto trovare, un ecomuseo dove ci sono assai a fare avere, per un più una storia militare, una storia in giro a Napoleone, ma una storia di noi, una storia paesana, una storia di trasporti, c'è assai a fare avere in suo museo. E sul Palazzo Gui è un palazzo che a niente conosce bene. E poi si può dire di no, che qui, come dici... Già, sono obbligato a tagliare, mi scuso che ci sia, ma poco tempo, mi scuso. Giusto tempo di ringraziare Tramindu, Yashil Martinetti, Alexandre Filippi, ci cioè, aiuto di stasera. Grazie, torna. Grazie a voi stasera di averci figliolato. Tocca a voi, Sebastien, di ripiare l'antenna. Buonasera.